sentivo questa responsabilità addosso di interpretare un vero poliziotto, quindi quelle battute, quelle cose, quelle azioni che compievo, sapevo che erano state fatte veramente e dette veramente. Quindi questo senso di responsabilità sicuramente me lo sono portato addosso per tutto il periodo delle riprese, ma allo stesso tempo mi sentivo autorizzato a credere in quello che dicevo, perché sapevo che era stato veramente così, era andata veramente così. Cioè, sai, molte volte l'attore è dubbioso, no? Su quella battuta, va a parlare con lo sceneggiatore, gli va a dire: secondo me non è giusta, la potremmo dire, cambiare, fare. In questo caso dubbi non ne potevo avere. Quindi questo mi dava certezza e mi dava ancora più autorizzazione a credere come attore in quello che facevo. Essere stato coinvolto su questo progetto, hai detto anche in conferenza stampa, è stato fondamentale perché si racconta finalmente un altro aspetto, no, della criminalità, anche se c'è la cattiveria che è in primo piano. Quindi è stato questo che ti ha fatto dire sì a questa fiction, o cos'è Ma che ti ha spinto? probabilmente se mi avessero proposto Gomorra o Suburra avrei detto di sì pure là, e quindi adesso non è che Questa vogliamo. sapeva da subito Ma no, di te. il discorso è sono contento che la RAI, in questo caso la RAI, poi poteva essere chiunque altro, però in questo caso è stata la RAI, abbia prodotto un film dove le luci sono accese di più sulla parte di coloro che costantemente lottano contro la mafia, contro l'andrangheta in questo caso. Sappiamo benissimo quanto sia affascinante, probabilmente ruoli come quelli che hanno fatto Al Pacino, De Niro, hanno fatto sì che molti attori come me decidessero di diventare attori perché sono mostruosi come li fanno, sono bravissimi e nello stesso tempo sono incredibilmente affascinanti. Interpretare un personaggio di questo tipo è sicuramente più difficile per un attore, però appunto dà grande soddisfazione e mette l'accento su un lato che forse ultimamente è stato un pochino più in ombra. Mi piacerebbe non fare l'attore, perché io soffro quando sto là davanti, non è che sto proprio a mio agio, dico la verità, mi piacerebbe fare il regista. Adesso, se me lo fa facessero Pronto? fare veramente, sarei contento. Magari faccio un ruolo in cui interpreto un regista. Vai a sapere che là faccio la migliore delle Ma mie volendo ce l'hai interpretazioni. qualcosa già da proporre da No, regista? ancora no, Qualche perché ancora mi idea? sto dedicando alla regia di casa mia, con i figli e con la moglie, che non è facilissimo, anche Benissimo. perché sono molto poco regista, è più la moglie che è regista. E faccio l'aiuto regia. E poi, no, in questo momento, per fortuna, sto lavorando come attore. È una cosa che probabilmente metterò in cantiere, poi spero di riuscirci. Però è una cosa che mi affascina, sinceramente. Senti, ma quindi Anna Ferzetti mi ha detto, dice, noi siamo una coppia in questa fiction, ci supportiamo, ci sosteniamo, cerco di farlo anche appunto tutti i giorni a casa, e poi si dice, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, quindi ora hai detto, non faccio più l'aiuto regista a casa, quindi Beh, sì, sentirti. dai, non prendiamo quasi nessuna decisione. Pensiamo di, ci fate credere spesso che le prendiamo noi le decisioni, ma in realtà non è mai così. Ma sono anche contento perché se faccio fare la regista a Cristina è perché sono innamorato di lei, perché penso che sia brava a farla. Farlo, la regista. Senti, io invece ti volevo chiedere, perché se non ho capito male, tuo figlio ha debuttato in una Sì. serie, no? Sì, ha La fatto una serie, la compagnia compagnia del del Cigno. Cigno, sì. Se Che consigli hai dato a Francesco? Mi sembra. puoi non fare l'attore, non lo fare. Ci sono tantissime altre possibilità nella vita, ma lui mi ha seguito. Nel senso, Francesco nasce come Sì, musicista. me lo ricordavo, infatti. Scrive anche, è bravo anche a scrivere, suona molto bene la chitarra. Ha fatto questo provino, la compagnia del Cigno, dove gli chiedevano di portarsi una chitarra e durante questo provino ha cantato più che recitato, perché gli chiesero se aveva dei pezzi suoi. Ha fatto questo pezzo suo scritto da lui e sono rimasti tutti quanti estasiati perché effettivamente è un bel pezzo, l'ha cantato evidentemente bene. Quindi da lì è partita la carriera dell'attore. Sono contento perché l'ha presa seriamente, cioè a 20 anni non è facile avere già, no, una lucidità, anzi il rischio è che tu ti possa un po'
montare la testa, perdere un po'. Invece si è fatto schifo quando si è visto, così come me, quando mi vedo io, quindi uguale, tale padre, tale figlio, e da questa cosa ha cominciato a studiare e adesso sta facendo molto seriamente tutti i giorni, tutto il giorno, un'accademia e speriamo che faccia cose. Come descriverebbe il suo personaggio sia dal punto di vista umano che professionale? Un uomo, Michele Battaglia credo sia niente di più, niente di meno che un essere umano normale, animato da una grande nobiltà d'animo, quindi se fa il poliziotto lo fa veramente, crede in quello che fa, ci mette tanto coraggio, ci mette tanta dedizione, tanto spirito di sacrificio. Dall'altra parte è un uomo che cerca di stare vicino a sua moglie, ha paura di non passare sufficientemente del tempo insieme a lei, quindi è premuroso, è affettuoso, è dolce, cerca di essere un buon padre. Questo è stato, diciamo, l'obiettivo che abbiamo stabilito da subito io e Enzo, cioè il fatto di non fare assolutamente il super poliziotto, il supereroe, bensì un essere umano normale, poi ovviamente coraggioso, dotato di grande intelligenza, però questo era un po' una cosa che noi ereditavamo dalla realtà, perché il vero poliziotto, comunque i veri poliziotti, avevano messo in mostra determinate doti. Quindi riprendendo quelle, poi abbiamo voluto raccontare un uomo. Ma sui prossimi progetti non penso che ci vedi niente su Un passo dal cielo, perché no, è tutto segretato, ma dove ti vedremo prossimamente? Allora, no, segretato non lo è, possiamo dire che andremo in onda a settembre, la prossima stagione, possiamo dire che di diverso rispetto alla 4, la 5 offre, non ci sono i casi di puntata, ok? Quindi è tutta una storia unica con un caso iniziale che si risolve all'ultimo episodio. Sono state privilegiate le linee orizzontali, quindi le storie d'amore, quindi diciamo che la parte melò è diventata abbastanza sostanziosa. E altri progetti, sto per cominciare un film al cinema che si intitola Un figlio di nome Erasmus, con Luca e Paolo e con Ricky Memphis, con la regia di Alberto Ferrari. E cominciamo le riprese adesso a metà giugno, gireremo a Roma e 5 settimane in Portogallo.